E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Zelda Breath of the Wild. La scorsa volta siamo arrivati alla Torre Gerudo, e infatti laggiù c'è quel bel simpatico coso enorme che è il colosso, l'ultimo, tra l'altro l'ultimo colosso che ci manca, ovvero il cammello, cioè dovrebbe essere il cammello. E tipo, non lo so, sto morendo dentro io per andare là, per la voglia di andare là perché davvero è troppo figo. È troppo bello. È troppo bello. Che poi sapete cosa? Stavo pensando, quando io sono andato per Varuta, per il primo, io non ci ho fatto mica caso. Cioè, per esempio, quando siamo andati dal colosso dei Goron, oppure dal colosso dei Rito, lì l'abbiamo visto subito. Vabbè, quello di Rito magari non l'ho visto subito. Non ci ho fatto caso più che altro. Però l'abbiamo visto, insomma. E quello di Goron, vabbè, l'ho notato subito. Però Varuta non l'avevo visto. È strano. O non ci ho fatto proprio caso, essendo il primo, magari dici, non lo so, non l'hai visto. Non sapevi che ci fossero. Non sapevo neanche che fossero così, insomma. Però magari ci potevo far caso, non lo so. In realtà non so bene come fosse messo, perché teoricamente. Per arrivare da lui dovevate andare al bacino passando da sotto, dalla diga. Per cui non so, lui era fermo lì in quel punto, quindi non so qu quanto fosse possibile vederlo. Ecco, può essere sì. Allora, perché sto andando al bosco di Korogu? Perché mi avete fatto una testa grossa come una casa. La vedete sta zona? Ecco, la mia testa è grossa così. Adesso si è rimpicciolita perché appunto mi sono tagliati i capelli. Per il fatto che qui ci sono quattro sacrari. Avete detto qualcosa tipo ci sono altri quattro sacrari. Ma me l'avete scritto minimo uno in ogni. Un commento in ogni parte c'era. Minimo. Lan, guarda che c'hai altri quattro sacrari. Vai a parlare con i Korogu che ci sono in giro. Lan, guarda che ci sono quattro. Va bene, ok, vado. Vado. Ora, il fatto è. A parte che sì, non l'avevo notato. Dove vanno? Oh, ma che ci siete? Stanbecchi? Ma guarda te. Le lucertole sono diventate. Oh, ok, ecco il primo. Ci sono quattro. Adesso non mi ricordo se erano quattro o tre Korogu. Avete detto. Cioè, non so se un sacrario l'avete già contato. Prove Ignifuga. Per portare delle. Equipaggiamento di armi per prove Korogu. Ok. Mi avete detto che ci sono o tre o quattro sacrari nascosti. Devi tenere sempre pronti la spada, l'arco e lo scudo. Se si rompono, se te li togli, perderai la sfida. Ok? Ah. Ah, grazie. No, dirlo prima? No? No? Niente, eh? Allora, questo può andare via, che tanto non mi serve. Archi. Arco falcone che in realtà potevo romperlo. Più che altro perché non ho molti cosi, non ho molti semi Korogu per ampliare. Queste le lascio lì, tanto fa lo stesso. Sì. Spada, arco e scudo. Ok, non capisco cosa voglia dire. Cioè me li danno loro? Loro mi danno le armi loro? Per farlo? Però adesso mi viene il dubbio, cioè, quando io ho preso la spada sacra, come ho fatto a prenderla? Se per esempio avevo lo spazio pieno, me l'ha creato lui lo spazio? Non potevamo fare uguale adesso? Il traguardo è in fondo. Ok. Cosa vuol dire? Oh, cosa devo fare? Ho una. Ah, c'ho le armi Korogu. Ok. Ma cosa devo fare? È uguale? O no? Cosa devo fare? È uguale al solito? Prova ignifuga. Perché? Oh, amici, cosa devo fare? Oh, ciao. Quanto fa sta cacchio di spada? 22. Ah, la spada silvana è.
Ah, capito. Oh, ciao. Qua sotto, oh, guarda che t'ho visto, L'ho visto che era lì sotto lui. No, non, però non capisco cosa voglia dire. Ah, ok. Ok, vedi che c'è anche qua. C'è anche qua il ritorno indietro. Però, scusa, io... Come faccio? Senza fiamme? Si è forse perso? No, no, continuiamo. Cioè, perché per esempio per arrivare qua al bosco di Korogu c'era la torcia. Te c'avevi la tua torcia e andavi. Ma qua? Allora, le cose sono o do fuoco a qualcosa. Perché l'arco posso usarlo. Ok. Oppure provo ad andare dritto. Provo ad andare sempre dritto. Ok. Cosa? Cioè, mi è apparso l'albero davanti? Perché? Perché sta cosa creepy? Oh, e no, Così no. Non mi sono... Sì, mi sono perso, ma mi è apparso un albero davanti. Cioè, non lo so, ditelo. Allora, aspetta, fammi provare. Io voglio dar fuoco qua. Scusa, Ah, no. Non mi dice niente. Cioè, non è come la torcia che, per esempio, appunto, vi dicevo che la torcia aveva dei... Come posso dire? È la cenere della torcia, praticamente. La cenere della torcia che bruciando vi diceva, appunto, dove tirava il vento e poi col vento voi andavate. Stai zitto. Silenzio. È ancora più quello sopra? Ah, non è più vivo. Ok, quindi in un qualche modo spariscono. Io non capisco. Oh, ma loro? Non capisco se è tipo una roba. Perché è ignifuga? Cosa c'entra? Cosa c'entra tutto ciò? Cosa vuol dire? Io dove devo andare? Ah, ma sono tornati indietro. Ciao. E probabilmente devo andare di là. E lì c'è l'acqua però. Vai via. La spada non posso romperla. Perché c'era, appunto, mi aveva detto che se rompevamo la spada Oh cacchio. Via. Ok. Ah, va bene. Ok, facile. Cioè, per dire. Con la tesi per essere arrivato alla fine e portato a termine la prova ignifuga. Non capisco cosa volesse dire sta ignifuga. Perché ignifuga? Cos'è che è? Ma cos'è, la rotina? Sta passando. Oh, chi è che mi spara? Oh, stai calmo, Stai calmo, Quante cacchi di frecce sparo? Ah, forse è l'arco silvano? Da 5, tipo. È passato la rotina. Sentivo una voce e ho detto, che cacchio. Va bene. E ok, il primo è fatto. Appunto, dicevo, non capisco perché è ignifuga. Forse perché c'era il fuoco e vi danno una spada di legno, può essere. Devo vedere le altre. Devo vedere se nelle altre mi dà sempre la spada di legno da tenere.
E sto cacchio di arrotino. Oh, ti vengo giù a bucare le gomme della macchina io, eh. Non passi più. Maledetto. Magari voi non lo sentite, però c'è, giuro. Non parlo da solo. Ah, è pure una cosa. Ok. Mahmurano. Cuore temerario. Ma io posso eliminare sta roba? Ok, ho dovuto interrompere un attimo. Sono andato a bucare le gomme dell'arrotino. Sto dicendo, io posso buttarla adesso, sta roba? Ok, grazie. Ah. Ho fatto tipo una cosa, purtroppo io sono. Ah, non mi serve neanche, va bene. Purtroppo io sono tipo al terzo piano. E allora mi tocca fare tutte le scale. Oh. Non ho più l'età. Poi c'era l'arrotino che scappava. L'ho dovuto inseguire per la macchina. Lì lui ha preso la macchina e scappava io col coltello. Si vede presente quelle scene belle. Poi l'ho coltellata, sì. E poi gli ho bucato le gomme dopo averla coltellato. Va bene, grazie. Siamo a 6. Beh, 119 semi, però non mi dice quanti ne ho adesso. Perché già che siamo qua, potevamo potenziare qualcosa. Però mi sa che non abbiamo abbastanza. Contando che mi sa che me ne chiede 25. O più di 25. Per quell'altro. E adesso io cosa faccio? Scusate. Ah! Oh mio Dio! Non ci credo. Non ditemi che va allo stagno di Saria. Cioè, allo stagno di Saria mi manda con una quest? Allora sono tre. Ah, tra l'altro gli oggetti me li ha lasciati tutti. Vero? Oddio. Oddio. Cos'è sta roba? Ma vai via, vai. Arco di legno. Orca vacca! 30? 30 sto coso? Scherziamo? Aia, oh, fai la foto. Bella, mi piace. Olè. 30! Mamma mia! Bestiale! Cioè, dove l'ho lasciato l'arco? Ah, questo è il ramo. Devo farla. Oddio, anche la foto al ramo. Non ci credo. Vai, foto. Vabbè, giustamente è un'arma, è vero. Però aspetta, io dove ho lasciato l'arco? Anche l'arco di legno mi manca? Sì. Ovviamente. Te. Ok. E fin qua ci siamo. Ora. Ho